Per prima cosa bisogna preparare le decorazioni, quindi qui vi faccio vedere come vado a preparare l'orsetto. È un tutorial simile a quello del tutorial per fare il panda in pasta di zucchero che trovate sempre qua sul canale. Quindi io ho usato questo fondant che è di colore, il colore si chiama latte. E poi tutti questi attrezzi e naturalmente ho fatto delle palline perché una ci servirà per il corpo e come vedete ho creato una specie di pera e poi vado con uno stecchino a creare il peluche, insomma la peluria dell'orsetto e faccio questo anche per le gambe, le zampe, insomma e per le braccia. E comunque qui creo le orecchie. E qua il musetto. Qui sto creando il tutù, quindi ho creato questa striscia che vado ad arricciare. E vado ad attaccare il tutto all'orsetto con della colla edibile. E poi con lo stampino creo i fiocchetti. Sto creando le stelline con uno stampino a espulsione, faccio tutte queste stelline di pasta di zucchero bianca e poi le vado a collocare su questi stelini. Questi sono dei fili che servono per i fiori in pasta di zucchero. E quindi qua abbiamo tutte le decorazioni che ci serviranno. Ho creato anche queste palline decorative e poi ho fatto anche questi quadrati con il nome Mia, che è il nome della bimba per la quale sto facendo questa torta. Adesso vado ad assemblare la torta. Ho creato, vabbè, qui ho fatto la pasta, no, la crema al burro, la crema al burro al cioccolato. Allora, di crema al burro, per ricoprire ho fatto 1,2 kg. Per il cioccolato sono 400 grammi di crema al burro al cioccolato e poi uso il pan di Spagna da 20 centimetri. E sono 5 dischi per fare una torta piuttosto alta. E quindi vado a bagnare la sponge, ci metto su il cioccolato e poi copro il tutto con un po', cioè intorno, vedete, metto un po' di crema al burro. Questo mi serve per far sì che il cioccolato non fuoriesca e quindi non mi sporchi poi la torta. E vabbè, una volta che ho fatto tutta questa operazione, io vado a ricoprire tutta la torta con la crema al burro. Faccio un primo strato che è il cattura-briciole, dopodiché vado a mettere questo in frigo e poi faccio un altro strato. Eccolo qua, il secondo strato. E quindi adesso la torta è creata, è a posto. Adesso la metto in frigo e poi vado a posizionare le decorazioni, semplicemente così le attacco appoggiandole. Ah, ho fatto anche questa decorazione con una punta a stella, sia in basso che in alto. Ho messo questi ciuffetti, insomma, sembrano quasi delle conchigliette. E poi vado appunto a posizionare le decorazioni e questa è la torta finita. Una torta molto dolce, ecco, questo aspetto molto tenero, adatto proprio a una bimba, in questo caso di 1 anno. Spero che questo tutorial vi sia utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!